Oggi affronto un argomento che causa molta sofferenza e disagio a tante persone, ovvero il sentirsi, avere la sensazione di essere intrappolati nei propri pensieri. Secondo l'Acceptance and Commitment Therapy, una moderna forma di psicoterapia il cui acronimo è ACT, che si pronuncia ACT, sono pochi i processi mentali che regolano le numerose e variegate attività umane, psicologiche e comportamentali. Per questo motivo, nell'ACT si presta minore attenzione alla miriade di sindromi, alla lunghissima lista di psicopatologie che danno forma alla sofferenza umana, per concentrarsi maggiormente su un numero estremamente limitato di processi che contribuiscono sia al benessere psicologico esistenziale che al suo contrario. Secondo l'ACT ci sono sei processi fondamentali del benessere, a cui corrispondono sei processi della sofferenza. Questi processi sono accoppiati in modo speculare, nel senso che ad ogni processo del benessere è legato un corrispondente processo della sofferenza. Oggi prenderò in esame la coppia defusione-fusione mentale. Tornando al tema di questo video, cioè restare intrappolati nella propria mente, è una nozione conosciuta da tutti il fatto che spesso reagiamo ai nostri pensieri, alle immagini mentali, a quello che ci passa per la mente, piuttosto che ai dati oggettivi di realtà, a quello che è concretamente successo. Utilizzerò un esempio per spiegare questo concetto. Immagina che hai chiamato un tuo amico, una persona che ti conosce molto bene. Il telefono squilla e questa persona non risponde. Il dato di per sé non ha nessuna connotazione, è piuttosto scarno di informazione. Ma a questo punto i tuoi pensieri, i tuoi processi mentali, potrebbero partire in automatico e potresti attribuire delle intenzioni a questa persona che non ti ha risposto, un disinteresse nei tuoi confronti o addirittura generalizzare e avere dei pensieri autosvalutativi del tipo io sono una persona poco interessante, un'affermazione che si estende ben oltre l'evento che l'ha determinata. Definiamo meglio la situazione. Abbiamo un evento concreto, reale, che di per sé non significa niente o quasi niente. E poi ci sono i tuoi pensieri, fatti anche di immagini mentali, che spesso sono legati a forti emozioni. C'è anche un modo popolare che descrive questo stato: ti sei fatto un film. Ecco, è qui che potrebbe verificarsi il dannoso processo della fusione mentale, ovvero rimanere intrappolati nei propri pensieri e permettere ad essi di dominare il comportamento. Il termine fusione sta ad indicare che il pensiero è la cosa a cui si riferisce, in altre parole, l'evento e la storia che ci abbiamo costruito sopra sono incollati, fusi in maniera indistinta, come se fossero una cosa sola. Qui il processo di fusione fa i suoi danni. I pensieri diventano la realtà, ci crediamo senza riserve, gli riserviamo tutta la nostra attenzione, escludendo così altri dati oggettivi che li potrebbero sconfermare. Reagiamo a delle parole, a delle immagini mentali che abbiamo aggiunto all'evento nudo e crudo così come si è presentato. Reagiamo a delle costruzioni mentali come se fossero delle cose vere, certe, reali, concrete. Ora ti chiedo di immedesimarti nuovamente nell'esempio di prima in cui un tuo amico non ti risponde al telefono. Tu potresti sì fonderti con una serie di pensieri autosvalutativi o paranoici, ma ad un certo punto riesci a fare un passo indietro e vedere questi pensieri per quello che sono, nient'altro che delle frasi, suoni, immagini che attraversano la tua mente. Questo processo è chiamato defusione. In questa condizione non credi più ciecamente ai tuoi pensieri, smetti di rivolgergli tutta la tua attenzione. E sicuramente non gli devi ubbidire. Nel processo di defusione sei diventato l'osservatore distaccato dei tuoi pensieri. Prendi consapevolezza che i pensieri, quello che ti passa per la mente, non sono mai una minaccia concreta, anche quelli più dolorosi o disturbanti. Adesso sei nelle condizioni di agire coerentemente con i tuoi valori. Adesso sei nella condizione per essere la persona a cui aspiri diventare. L'ACT fornisce tante tecniche per sviluppare il processo di defusione.
Nel prossimo video ne passerò in rassegna alcune con cui, se vorrai, potrai esercitarti, sicuramente provandone sollievo. Ciao!